O la va o la spacca, 8 partite al termine, situazione a dir poco complicata, ma il Pescara non è ancora retrocesso. Gli errori fatti in estate e in corso d'opera sono sin troppo evidenti. La classifica non è affatto casuale, i numeri non mentono mai. 17 sconfitte in 30 incontri, 22 gol fatti, 47 subiti. Peggiore attacco, difesa più perforata come Entella e Reggiana. Il match col Pisa all'Adriatico da dentro fuori, da ultima spiaggia, un lumicino di speranza da coltivare. Imprescindibile battere i toscani del pescarese Luca D'Angelo, simbolo della gavetta vera che molti dovrebbero fare per evitare di improvvisarsi allenatori. Pisa a 4 punti dai playoff, ma con una gara da recuperare sul campo del Pordenone. Squadra organizzata, fisica, ispida, che fa leva sull'intensità. Il Pescara dovrà andare oltre i propri limiti, ma con rabbia, grinta, soprattutto amor proprio. Ancora out Tabanelli, ai margini anche Gut, causa infortunio alla caviglia. Torna a disposizione Bocchetti, rientra dalla squalifica Scognamiglio. Pronto Balzano, Odgaard in dubbio. Che per caratteristiche i biancazzurri non possano giocare partite in chiave offensiva è ormai acclarato. A 4 dietro con due esterni poco inclini alla fase difensiva e centrali tutt'altro che rapidi, si rischierebbe di perdere prima di cominciare. E poi ci sarebbe il problema dello sviluppo della manovra, determinante il play, l'unico inorganico è Valdifiori, che però purtroppo ha disatteso le aspettative e che sembra essere di nuovo uscito dalle rotazioni. E allora l'ipotesi difesa 3 sembra ancora la più plausibile, per giocare direttamente sugli esterni alti e provare a guadagnare campo in avanti. In questo caso Grassadonia potrebbe dunque optare per il 3-4-2-1, con due mediani, Busellato e De Sena, altrettanti trequartisti, per esempio Maestro e Macin, alle spalle di Setter, oppure Macin tra le linee, a ridosso dell'attaccante colombiano e di Cristian Galano. Forse l'unico modo per rendere la squadra più offensiva.